Domenica, 27 settembre 2020. Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore. Voi dite, non è retto il modo di agire del Signore. Ascolta dunque, casa di Israele. Non è retta la mia condotta, o piuttosto non è retta la vostra. Se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male, e a causa di questo muore. Egli muore appunto per il male che ha commesso. E se il malvagio si converte dalla sua malvagità che ha commesso e compie ciò che è retto e giusto, egli fa vivere se stesso. Ha riflettuto, si è allontanato da tutte le colpe commesse. Egli certo vivrà e non morirà. Dal Salmo 24. Ricordati, Signore, della tua misericordia. Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi. Perché sei tu il Dio della mia salvezza. Io spero in te tutto il giorno. Ricordati, Signore, della tua misericordia. Ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore, che è da sempre. I peccati della mia giovinezza e le mie ribellioni, non li ricordare. Ricordati di me nella tua misericordia, per la tua bontà, Signore. Ricordati, Signore, della tua misericordia. Buono e retto è il Signore. Indica ai peccatori la via giusta. Guida i poveri secondo giustizia. Insegna ai poveri la sua via. Ricordati, Signore, della tua misericordia. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, se c'è qualche consolazione in Cristo, se c'è qualche conforto, frutto della carità, se c'è qualche comunione di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di compassione, rendete piena la mia gioia, con un medesimo sentire e con la stessa carità, rimanendo unanimi e concordi. Non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, considera gli altri superiori a se stesso. Ciascuno non cerchi l'interesse proprio, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte, e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo. Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse, figlio, oggi va a lavorare nella vigna. Ed egli rispose, non ne ho voglia. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose, sì, signore, ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del Padre? Risposero, il primo. E Gesù disse loro, in verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni, infatti, venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute, invece, gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose,
ma poi non vi siete nemmeno pentiti, così da credergli.